Le discografie degli artisti, soprattutto gli artisti evergreen, hanno delle perle nascoste. Queste perle le troviamo o all'interno dei 33 giri oppure all'interno dei 45 giri. Artisti cresciuti negli anni 60, 70, ma anche 80 pubblicavano i loro singoli all'interno dei 45 giri. Il lato A era più importante di solito del lato B. Il lato B molte volte non veniva neanche inserito, pensate un po', all'interno dei dischi di appartenenza dei singoli. Quindi ci sono tantissime canzoni sconosciute. In questo caso parliamo dei Pooh. Ma questa è una serie che continuerà perché ci sono tantissimi artisti che hanno questa peculiarità. Perle nascoste. Ricordati intanto, prima di iniziare, di lasciarmi un like qui in basso proprio per supportare me e il mio canale. La prima canzone che mi viene in mente e di cui ti voglio parlare, Lettera da Marienbad. Questa canzone è stata pubblicata nel 1973, a ridosso di un altro grande disco dei Pooh, ovvero Parsifal. Non entrò nel 33 giri, non so se per questione proprio di spazio fisico. Pensate che i Pooh nel 74 pubblicarono una raccolta dove all'interno c'erano tutti i B-side, oppure le canzoni meno conosciute dei Pooh. Lettera da Marienbad non entrò a far parte di questa raccolta, la ritroviamo successivamente in una raccolta dell'84, se non erro. Quindi per 10 anni questa canzone è stata nascosta, chiamiamola così. Bella questa chitarra di Dodi, soprattutto il Charleston che si apre e si chiude di continuo, stampo proprio di fabbrica Stefano D'Orazio. Sempre nel 1974 i Pooh si trovarono in un periodo dove pubblicarono 2 singoli dove all'interno c'erano 4 canzoni, una più bella dell'altra, che non entrarono a far parte in nessun disco di quelli successivi. Se sai, se puoi, se vuoi, che la troviamo poi successivamente all'interno di Goodbye, verso la fine degli anni 80. Cioè, 13 anni ci sono voluti prima che Pooh la portassero live. Un pezzo devastante, ragazzi. È bellissimo quella canzone lì. Andando avanti, Per te qualcosa ancora. Anche queste sono delle canzoni più belle dei Pooh, dal sapore molto prog. Infatti in quel periodo i Pooh, a parte aver registrato Parsifal, ma c'erano anche dei dischi successivi dal sapore molto prog, tipo Un po' del nostro tempo migliore, oppure Forse ancora poesia, che hanno quel sapore, diciamo, caratteristico italiano di quel periodo. Solamente che non la troviamo all'interno di nessun disco dei Pooh. Pensate che in questo pezzo Dodi suona per la prima volta il mandolino. Che ingresso ha fatto qui Stefano! Mamma mia, una poesia sta canzone. La malinconia proprio che c'era in quel periodo nei Pooh, nelle canzoni. La malinconia prog. Andiamo avanti invece, nel 1975 un altro bel 45 giri che pubblicarono i Pooh era con all'interno Ninna Nanna e Bello Riaverti. Ninna Nanna rientrò all'interno di Forse ancora poesia, mentre Bello Riaverti non fece parte. Un pezzo che, dico la verità, a me non fa impazzire. Fu il periodo anche che iniziarono a dividersi le strade dei Pooh e Lucariello. Lucariello lo riempì di orchestre. Ci mise un'orchestra gigante all'interno che va a coprire quasi addirittura le voci dei Pooh. Sembra quasi che Lucariello in quel periodo volesse imitare le ultime produzioni dei Beatles, tipo Lady B. Però te lo segnalo perché comunque è una canzone molto bella da ascoltare. Nel 1978 i Pooh pubblicarono Boomerang. Ho già parlato di Boomerang, ti lascio il video qui, uno dei dischi più belli dei Pooh. Infatti il disco dove, per dire, fa la sua ascesa, il logo, aspetta che ce l'ho. Come ti dicevo, viene fuori il logo, bellissimo. Comunque vai a vederti il video, te lo lascio qui, perché di qua poi per i Pooh cambiò tutto quanto. Nel 78, appunto, prima di Boomerang, i Pooh pubblicarono un bel 45 giri dove all'interno c'è Cercami, che troviamo all'interno di questo disco, ma anche Giorno per giorno. Invece un pezzo che mi piace tanto, che fu pubblicato in un 45 giri del 1979, quindi dell'anno successivo, dove Pooh pubblicarono Viva, un disco
pazzesco che io amo alla follia, soprattutto la copertina. Guardate che bella che è questa copertina. Venne fuori una canzone di Dodi chiamata Sei tua, sei mia. Secondo me con Viva tutti i Pooh erano al top, e Dodi Battaglia, soprattutto gli assoli che sentiamo all'interno di Viva. Ma di cosa stiamo parlando? Ma che pezzo è? Andiamolo ad ascoltare anche. Mamma mia, ma che bella è sta canzone. Ma poi che basso c'è? Ma quanto... come canta il basso di Red? Ma lo stevo ci incrociate. Ma prima di Viva e di Goodbye, sto parlando del periodo che va dal 77 al 78, quindi diciamo un paio d'anni, i Pooh provarono a prendere un'altra strada, diciamo, discografica, a non fare solamente dischi da studio, ma a fare anche colonne sonore per sceneggiati. Nel 77 pubblicarono un 45 giri dove c'era La gabbia e il risveglio. La gabbia è un pezzo capolavoro che ricorda anche il suono, per dire, di profondo rosso dei Goblin. Bellissima questa tastiera, molto pungente. Bellissimo qua la batteria. Bellissima la batteria qua. E ti tiene proprio l'angoscia, no? Tutto incrociato poi, chitarra, tastiere. Bellissima. Proprio profondo rosso. Mi dà proprio di profondo rosso questa canzone qui. Andando avanti anche, c'è Fantastic Fly ed Odyssey, sempre nel 1978. Successivamente i Pooh decisero di fermarsi con le colonne sonore, perché iniziò ad essere anche un po' troppo impegnativo rispetto a che fare dischi. E pensate che questo pezzo è nato su un'idea che i Pooh portavano spesso live, su una canzone chiamata Odeon. La parte strumentale di Odeon, infatti è tutta una canzone, sono tutte canzoni strumentali, si divise in due parti questa Odeon, un po' in Fantastic Fly e un po', pensate, in Terry B, che ritroviamo in Giorni Infiniti, nell'86, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma che evoluzione ha avuto quell'idea lì? Odyssey, invece, è una canzone che è molto simile alla gabbia ed è strutturata molto simile. Infatti, l'idea, il concetto è sempre quello di Robby Facchinetti ed è sempre anche molto tastieristico, diciamo. Bellissimo questo controtempo. Bello, bello, bello. Gran pezzo questo qua. E altre due canzoni che fanno parte di Palasport, ho già parlato di Palasport, ti lascio il video qui, uno dei live più belli della vita. Qui dentro ci sono due canzoni che non fanno parte di nessun disco, ovvero Canzone per l'inverno e Siamo tutti come noi. Siamo tutti come noi, a me mette i brividi ogni volta. È una canzone che segnalo sempre quando posso ed è bello scoprirlo all'interno di questo live, perché c'è solamente qui, non è stata mai registrata a studio. Goccia per goccia deve essere entrato qualcosa. Mamma mia, ma di cosa stiamo parlando? Ma che pezzo è? La curva improvvisa. L'ultima canzone invece che ti voglio segnalare è sempre un 45 giri, pubblicato a questa volta nel 1989, quindi siamo a ridosso degli anni 90. Infatti questo è un 12 pollici, un maxi singolo, si chiama Concerto per un'Oasi, una canzone anch'essa tutta strumentale, scritta diciamo in concomitanza con una collaborazione che poi avevano fatto con WWF. I loro live successivi furono tutti ecosostenibili. È difficile elencare, ripeto, tutte le canzoni che i Pooh hanno fatto, ricordare tutte le piccole perle. Sei un appassionato dei Pooh, mi avrai detto, ma guarda che c'è questa, ma guarda che c'è quest'altra, ti sei dimenticato di questa? Lo so benissimo, scrivimele tutte qui sotto tra i commenti. Io intanto spero che questo video ti sia piaciuto, lasciami un like qui sotto per supportare me, queste tipologie di video, ma soprattutto il mio canale. Se sei capitato per caso, ricordati anche di iscriverti al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. E niente ragazzi, questo video è finito, noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao.